Ciao a tutti, oggi nuova review, mi è arrivata una nuova box di dolciumi, questa volta parliamo della Japan Candy Box, è nuovissima, è la nuova nata del mondo della Kawaii Box, praticamente lo stesso sito, la stessa grande famiglia, tant'è che quando cercherete vi lascio qua sotto il link per l'abbonamento. È identica, la pagina è identica sputata a quella della Kawaii Box, mi potete sbagliare. E niente, la Japan Candy Box in questione ha lo stesso tipo di abbonamento della Kawaii Box. Guardo il computer perché leggo, non sono riuscita a impararmi le memorie. Quindi potete iscrivervi a 1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi. Il logo è carinissimo ed è questo qua. Si parla di $19,90 al mese, come la Kawaii Box, onestissimo come prezzo, la spedizione è già compresa. Non c'è l'appagamento della dogana, sapete che io ce l'ho qua, perché selezionano la parola gift sul pacco e quindi, essendo un regalo, la dogana non si paga. E niente, vediamo cosa salta fuori da qui, quando imparo come si apre. E quindi ce la posso fare? Allora, la box in questione, quella che mi è arrivata, questa qui, è quella di giugno. Abbiamo il classico loro fogliettino. Sì, è quella di giugno. Qua c'è la descrizione di quello che c'è dentro. Grazie per esserti iscritto. Speriamo che queste cose deliziose ti piacciono e compagnia varia. Poi c'è anche l'hashtag con la quale condividere le foto, eventualmente i video e quant'altro. Allora, sto giro. Che figata! C'è anche un Poppy Cooking. Prima o poi inizierò a farli. La box si presenta così, è tutta bella stipata la roba. Allora, abbiamo una caramella gommosa a forma di pesce che è enorme. È così. È enorme. Ed è. Allora, sì, Kabaya Fish Frog Gummy. Poi abbiamo il Popping Cooking Neri Candyland Kit. È un po' schiacciatino, ma direi che pelo di gatto in arrivo, poi per chi li conosce, tesoro, io dovrei far vedere le cose, grazie. Promesso, prima o poi mi metto a farli anche tutti questi popping cooking, adesso comincio ad averne un paio e prima non. Poi mi decido a farli. Poi. Sembrano i pochi, ma sono dei Pokémon. Carina questa cosa. Questi sono i Pokémon Pikachu Pretzel. Belli i Pokémon, mi piace. Poi, qualcosa con la Coca-Cola deve essere una. Stai fermo! Possiamo fare un video così? Smettila. Sarà un video lunghissimo, se continuiamo così. Allora, caramelle gommose alla Coca-Cola, però non trovo il nome sui cosi. Che fatica! Poi, dei biscottini Koala March Biscuit, biscotti di marzo. Poi abbiamo, bello, un pancake, un mini pancake. Questo l'assaggio subito, che mi piace, non lo assaggio più, non si apre. Buono, mangerei il 3-18, buono, non so cos'è però. Dorayaki Japanese Hot Cake dovrebbe essere, e qui, vedete, ne so quanto prima, brutto. Poi
Non si parla con la bocca piena. Piccoli Smarties. Caramelline all'uva. Ippocio. Pucio. Pucio. Dovrebbero essere caramelle alla gelatina con delle palline colorate dentro. E altre caramelle all'uva. I giapponesi con stuva ce l'hanno, eh. E basta. Bellissimi. Poi, infatti, come immaginavo, c'è la possibilità, una volta che ordinate e usate l'hashtag, c'è la possibilità di vincere una Japan Candy Mega Box dal valore di $100, cioè uno scatolone di roba, la pubblicità della Kawaii Box, la stessa cosa vale per la Kawaii Box. Se ordinate una Kawaii Box e usate l'hashtag Kawaii Box, potete vincere una Mega Box dal valore di $100. Sotto in questo video, in questa descrizione, vi lascio entrambi i link, sia per la Kawaii Box sia per il per la Japan Candy Box. In più, se vi piace il sito di Blippo, perché arrivano sempre tutti dalla stessa casa, potete usare il codice sconto Kawaii Love per avere il 10% di sconto sull'intero ordine. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Spero di fare il prima possibile sia video assaggi che video con i popping cooking. E niente, spero il video vi sia piaciuto. Sono stata ripetitiva. Vi mando un bacione. Ciao!